Buongiorno ragazzi e benvenuti al video di oggi in cui voglio parlare del turchesterone, perché ho visto che dopo essere esploso un pochino in America è stato anche portato qua in Italia. Penso che il buon Flavio ci ha fatto un video sopra e volevo semplicemente dire la mia. Non mi reputo un esperto in niente che ha a che fare con, diciamo, la parte dark side del fitness, la parte del doping, gli steroidi, queste cose qua. Sono più improntato sulla crescita muscolare, la dieta, eccetera, l'allenamento e tutte queste ottimizzazioni scientifiche per i natural. Però è sempre vero che sto provando comunque a migliorare la mia conoscenza anche in quest'altro campo e sto leggendo parecchie cose. E ci tenevo a fare questo video perché ho ricevuto alcuni DM appunto chiedendomi se il turchesterone fosse un investimento valido, un integratore consigliato, cosa fosse. E quindi ho pensato di mettere insieme questo video. E innanzitutto, se tu personalmente hai studiato, studi biomedicina, medicina o altro, sai esattamente spiegare semplicemente in due parole cos'è il turchesterone esattamente, fallo nei commenti, pinno il commento. Io personalmente non so nel 100% come funziona, ma da quello che ho capito è una classe, un tipo di steroide che va ad agire sull'estrogen binding receptor, quindi sui recettori dell'estrogeno, che è un ormone anabolico. A che punto si colloca il turchesterone, se è naturale, se non è naturale, se è sicuro, se non è sicuro? Mi farebbe un sacco piacere parlare della scala di quello che noi sappiamo essere naturali o non naturali. Possiamo praticamente appunto pensare agli integratori naturali che funzionano su tutti, sono la creatina, sono la citrullina. Questi sono, diciamo, due integratori che mi verrebbe da raccomandare se uno volesse aumentare la propria performance in palestra. Poi piano piano nello spettro più diventano potenti le cose e meno naturali sono. Possiamo passare quindi appunto al lato dei SARMs. Anche questo è un nuovo tipo di steroidi che si pensava fosse legale e che attualmente sono ancora legali la vendita e il consumo, se solamente esclusivamente per, diciamo, ragioni di laboratorio o di ricerca. Quindi se tu sei un ricercatore con un laboratorio puoi acquistare queste cose anche direttamente su Google. Però già i SARMs, che sono i Selective Androgen Receptor Modulators, che anche questi funzionano non sugli ormoni in sé ma sui recettori di questi ormoni, anche questi però sono stati bannati ad esempio dalla WADA, la World Anti-Doping Agency. Quindi ad esempio alle ultime Olimpiadi c'è stato un atleta inglese che è stato preso per S23 ostarina e lui è stato chiaramente beccato dall'antidoping e quindi squalificata tutta la squadra del Team GB. E questi, diciamo, anche questi non sono naturali, anche se hanno avuto, diciamo, questo movimento dal essere naturali. Il WADA nemmeno li, diciamo, li bannava, potevi acquistarli ovunque, adesso ancora puoi acquistarli ovunque ma devi appunto acquistarli per ragioni di ricerca. Poi adesso successivamente la WADA li ha bannati. Continuando poi sulle da appunto in questo spettro di sostanze naturali a non naturali, passiamo quindi dopo i SARMs probabilmente nel realm degli steroidi. Ci stanno ovviamente un sacco di diversi tipi, probabilmente il primo è il testosterone e piano piano andando sempre in avanti troviamo il Tren, Deca, Clen e molti altri farmaci che io non so abbastanza, quindi smetto di parlarne qua. Quello che so e quello che posso aggiungere è come viene interpretata, diciamo, un nuovo integratore, se è raccomandato oppure no. Se noi guardiamo nella piramide di evidenza scientifica, si vede proprio che praticamente gli aneddoti personali sono nella piramide la cosa di meno importanza. Quindi è molto più importante uno studio o comunque una meta-analisi ben fatta. Ci sono clinical trials, ci sono, diciamo, systematic review e meta-analisi che sono la cosa più importante in termini di potere dell'evidenza scientifica, e gli aneddoti personali invece sono la cosa meno importante assolutamente, perché quello che proviamo a fare con la ricerca scientifica è quello che funziona in una persona potrebbe non funzionare per un gruppo di persone. Quindi noi facciamo uno studio, poi proviamo a replicare uno studio, se abbiamo fatto 10 studi e facciamo una meta-analisi, una review di tutti questi 10 studi, allora, diciamo, il risultato che esce è quello con più valore, con più potere, evidenza scientifica. Mentre appunto un aneddoto personale, io ho fatto questo tipo di allenamento in palestra e sono grosso, quello è un aneddoto personale che ovviamente è praticamente diffuso tantissimo nell'industria di social media, ma in termini di validità scientifica è quello con minore validità o valenza, non so come si dice in italiano. Quindi per il turchesterone qual è il problema? Che abbiamo un sacco di aneddoti personali che stanno uscendo fuori, che promuovono appunto il turchesterone come un ottimo integratore naturale, che però aiuta tantissimo. Quindi se è effettivamente naturale oppure no ancora non si sa. In termini di WADA, il WADA lo sta tenendo sotto d'occhio, non è ancora bannato, però non sono ancora sicuri esattamente di cosa fare. Diciamo che in questo momento il turchesterone è proprio nel punto dove erano i SARMs in passato. Però dato che il turchesterone è anche, si trova proprio naturalmente in alcune piante che mangiamo, in alcune appunto nella nostra dieta,
ovviamente in quantità minori. Per questo che motivo è ancora classificato come naturale, WADA sta dando un occhio, ma non ancora, diciamo, messo in una come sostanza bannata. Però purtroppo abbiamo molti aneddoti personali, esperienze personali, come appunto il ragazzo che ha messo su in 6 mesi un sacco di forza, ma era veramente dovuto al turchesterone. Dovremmo avere, diciamo, un controllo, dovrebbe appunto aver fatto la stessa cosa senza il turchesterone e dovremmo appunto avere un paragone tra i due. Non possiamo farlo perché ha fatto il suo esperimento N equals 1, quindi individuale, e non abbiamo nient'altro a cui paragonarlo. Quindi ci stanno altre, diciamo, testimonianze personali che Derek di More Place More Dates ha riportato. Però dal punto di vista scientifico, appunto, sono la cosa che hanno una meno validità, se dobbiamo effettivamente pensare se ha senso utilizzarlo oppure no. Quindi, quello che volevo fare era semplicemente andare a vedere invece gli studi che abbiamo, e purtroppo ci sono degli studi con il turchesterone, lo studio, diciamo, di riferimento che fanno tutti, che dimostra anche che quasi il turchesterone potrebbe essere più potente di alcuni steroidi, tipo il tren, tipo il deca, ma con meno effetti secondari. È uno studio che è stato portato avanti in ratti, quindi tipo quanto può valere per un umano. Hanno visto che vale nei ratti, ma diciamo il modello, il meccanismo su cui funziona potrebbe non essere la stessa cosa in un umano. Però per quanto riguarda questo studio, hanno effettivamente notato che la presa di massa magra, la riduzione di grasso, eccetera, eccetera, era maggiore con l'utilizzo di turchesterone rispetto ai ratti a cui avevano dato altri steroidi o con cui praticamente avevano avuto un placebo, comunque niente. Un altro studio invece è stato fatto appunto negli umani, in gruppi, appunto popolazioni, mi sembra gruppi di persone che si allenavano da almeno un anno, e anche qui hanno visto che effettivamente il turchesterone, il gruppo a cui è stato dato il turchesterone, ha avuto una maggiore crescita muscolare in un tot determinato di tempo rispetto al gruppo, diciamo, solo proteine, o comunque che seguiva una dieta a base di sole proteine e nessun altro integratore, contro un placebo. Quindi ci sta qualche studio che dimostra la potenziale efficacia di questo turchesterone, ma è ancora veramente poca e abbiamo poca ricerca scientifica. E la cosa appunto da stare attenti è che magari può funzionare, come ha detto, diciamo, Flavio, che ha fatto un video che vi consiglio di andare a vedere. Il turchesterone può ad esempio avere ottimi benefici che non sono stati ancora riscontrati, ma magari tu rispondi bene o non rispondi. Si chiama la teoria di responders o non responders. E come per il turchesterone, esiste per qualsiasi cosa: esiste anche per la creatina, esiste anche per l'allenamento, esiste anche per appunto chi fa uso di altre sostanze. E quindi in primis c'è quello. In secondo luogo, non abbiamo studi che veramente determinano i benefici 100% comunque replicati in umani, e soprattutto non abbiamo degli studi che effettivamente dimostrano che prendendo il turchesterone in quantità grandi non abbiamo o non avremo in futuro degli effetti secondari. Quindi c'è anche quello che dobbiamo considerare. La cosa migliore sarebbe aspettare che fanno qualche studio in più in studi proprio controllati in laboratorio, università, quello che è, con tante persone che partecipano su una durata di 3-6 mesi, magari anche un anno, che è più facile a dirsi che a farsi, però idealmente quello è quello che vorremmo, ed è per quello anche che io consiglio la creatina, perché è uno degli unici integratori naturali su cui sono stati fatti tantissimi studi, su cui ci sono meta-analisi. Questa cosa del turchesterone è proprio nuova, nuova, nuova. La cosa che ormai abbiamo capito di questa industria è se un prodotto sembra troppo, se le cose che i claim sembrano troppo veri e troppo positivi, c'è sempre, diciamo, qualcosa da starci un pochino attenti, perché c'è sempre qualcosa che a me un pochino mi sale la puzza, perché purtroppo con queste cose che appunto hanno dei claims di benefici assurdi, è qui che ci sono gli scam, è qui che ci sono tutte le pubblicità, viene fatto, diciamo, una forza di marketing assurda per provare a venderlo. E certo, io non l'ho provato, magari se uno lo prova effettivamente funziona, magari non ci sono assolutamente benefici, scusatemi, degli effetti negativi secondari, però allo stesso tempo non lo possiamo sapere. Quindi per ora io non mi sento in grado di raccomandare l'utilizzo di turchesterone, un conto è che lo vuoi provare, ma comunque ti stai mettendo qualche sostanza su cui non c'è così tanta ricerca nel tuo corpo. Quindi se lo fai a tuo rischio e pericolo, e è una scelta e decisione che fai te stesso. Altra cosa anche, avevo visto il sito che ha messo Flavio. Io non vedo una tabella degli ingredienti o diciamo, delle analisi di purezza o purità del turchesterone appunto in questione, il che quando uno non vede una tabella degli ingredienti o come minimo un test, quello che non so, che possa essere cromatografia o altro sulla purità, devi un pochino chiederti appunto, ma sarà veramente
diciamo, un integratore ben dosato, qual è la percentuale di purezza o di purità, perché ovviamente se non è regolato ancora il consumo, se non è regolato la vendita, se non è regolato, anche solo la produzione, proprio perché è un compound nuovo, cos'è che possiamo veramente, possiamo essere sicuri di quello che stiamo ingerendo? Un po' questo è quello che sto dicendo. Quindi questi sono i miei pensieri per quanto riguarda il turchesterone, sulla scala da natural a no, probabilmente in questo momento sembrerebbe posizionarsi appena sotto gli stero scusate, appena sotto i SORMs, ma anche lì dobbiamo star a vedere, speriamo che nei prossimi mesi escano ovviamente più aneddoti personali, ma che esca soprattutto più ricerca scientifica a supporto anche in popolazione sani, adulti sani che si allenano tanto, e allora solo lì io mi sentirei, diciamo, mi sentirei in una posizione da raccomandare il turchesterone. Una cosa è certa, per chiunque si allena tanto tempo in maniera più o meno naturale, sappiamo quanto sono lenti i progressi, ci mettiamo un sacco di impegno e di effort per veramente costruire poco, quindi è ovvio che appena esce una cosa del genere siamo tutti abbastanza pronti, diciamo, lì a saltarci sopra. Infatti, anche io non lo nego che appena ho visto il turchesterone stavo tipo: aspettiamo un po', ma cavolo, se questo funziona, lo prendo. Se non c'ha benefici, se non c'ha effetti negativi secondari, perché no? Sapete, cioè, ogni singola cosa che può aiutare anche solo di un 1%, secondo me, per chi è interessato e chi vuole ottimizzare tutto il percorso, alla fine siamo qua per questo. Vogliamo tutti mettere più massa muscolare più rapidamente, più forza più rapidamente, quindi sono sicuro che mi capite. Fammi sapere cosa ne pensi tu nei commenti, lasciaci un like se ti è piaciuto questo video e sì, se qualcuno di voi lo ha studiato queste classi di steroidi anche all'università o che so io, mi raccomando, scrivi un commento che ci metto un bel pin e così che possiamo aiutare tutti gli altri nei commenti. Questo è tutto da parte mia, ti ringrazio di cuore, ci vediamo al prossimo video e come sempre, keep improving.